Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, anche oggi due segmenti, staremo insieme la consueta oretta. Nella seconda parte parleremo con Francesco Godina e Fabio Vagnarelli, che sono due nostri amici attori, insomma li conosciamo, sono venuti abbastanza spesso da noi. Parleremo di uno spettacolo che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia mette in scena proprio a partire da sabato 11 settembre e ripercorre sotto determinati punti di vista quello che successe appunto l'11 settembre di 20 anni fa, le Torri Gemelle, tanto per essere precisi. Nella prima parte siamo invece in compagnia di Roberta Vecchi, che è la presidente dell'associazione Amici Hospice Pineta ODV, è giusto? ODV cosa significa? Organizzazione di volontariato. Di volontariato. E della signora Erika Hilbe, che è appunto una volontaria dell'associazione. Grazie per essere venute nei nostri studi per parlare appunto dell'attività dell'associazione. Intanto, Presidente, di che cosa parliamo quando parliamo di un hospice? Perché è un termine che ha un suo significato ben preciso, no? Dunque, praticamente gli hospice sono delle strutture nate per accogliere i malati non più responsive alle comuni terapie. Si sono sviluppate intorno agli anni 80, un pochino a macchia di leopardo all'inizio, centrate prevalentemente nel nord Italia, ma poi sono passate delle leggi per cui ogni regione deve avere un hospice per arrivare poi addirittura a più hospice nella stessa città. Sono quindi strutture che accolgono questi malati fragili, come dicevo, inizialmente nati per i pazienti oncologici, poi si è scoperto che insomma i pazienti che stanno male, che sono sofferenti, vivono diverse patologie, diverse malattie, per cui diciamo che in questo periodo accogliamo indipendentemente dalla patologia. La fase ultima della vita, che ha una temporalità variabile, nel senso che possono essere pochi giorni o più mesi nell'accoglienza dell'hospice. In particolare nell'hospice triestino abbiamo un'accoglienza media di 17 giorni. Per fare un buon percorso assistenziale sarebbe anche il caso che questi pazienti potessero trovare accoglienza con un tempo più ampio, perché fare accompagnamento alla morte significa prendersi in carico di tutti i bisogni di questi pazienti e dei loro familiari, bisogni che sono articolati e complessi e che necessitano di più figure professionali. Quando noi parliamo di un dolore, di un malato in fine vita, parliamo sempre di un dolore globale che comprende il dolore fisico, il dolore psicologico, il dolore spirituale, il dolore assistenziale, relazionale. Di conseguenza, ecco che negli hospice abbiamo tutte queste figure che sostengono il malato e la sua famiglia. Posso chiedere una cosa, una domanda se crede un po' particolare, un po' strana? L'atteggiamento che gli italiani, che noi italiani abbiamo nei confronti della fine vita, ecco, insomma, è sempre un po', sembra sia diverso rispetto a quello che possono avere altri paesi, insomma, non voglio dire degli inglesi, dove io ricorderò sempre che ad un certo punto la regina madre, per fare le prove del proprio funerale, si è calata dentro la bara. Credo che per noi sia qualcosa di assolutamente non minimamente pensabile. È così? È sempre stato così? Sta cambiando leggermente qualche cosa? Allora, sta cambiando, nel senso che se andiamo a vedere i dati degli anni 1980-85, l'Italia era penultima in Europa nell'abitudine del comunicare le cattive notizie, di una comunicazione quindi aperta e veritiera. Questo perché esisteva il tabù della morte. Faccio un esempio, si ricorda forse le foto di Oliviero Toscani che riprendeva quel malato affetto da AIDS? Come no?
per rompere un pochino questo tabù, rompere l'omertà su questo problema, e lì si era giocato il posto con Benetton perché gli avevano fatto togliere tutti i manifesti. Sta cambiando lentamente, tant'è che ancora oggi ci arrivano dei pazienti in struttura e dove il familiare anticipa il suo arrivo dicendo: guardi, non sa niente, non dica niente, eccetera. È una forma di protezione errata, a mio avviso, perché comunque quel paziente sa benissimo, o in poco tempo vede un corpo che cambia e quindi si rende conto che le sue possibilità si riducono. Tenere questa protezione significa anche evitare quella comunicazione fondamentale che caratterizza la vicinanza proprio del fine vita, fatta di affetto, di condivisione e tutto quanto. Sta cambiando, però veramente andiamo a passi molto, molto lenti. Molto lenti. Stavo riflettendo anche se, per esempio, anche alcuni casi recenti che hanno colpito persone famose, sto notando anche lì che si è come sul crinale di un cambiamento, ma non se ne parla. Facciamo un esempio clamoroso: è ovvio che la Carrà ha organizzato, diciamo così, gli ultimi giorni della sua vita da più punti di vista, ecco, insomma, anche da questo. Stesso discorso per certi aspetti qualche anno fa Mariangela Melato, insomma, non si sa, si intuiscono determinate cose, però forse appunto mi sta confermando che noi come popolazione abbiamo ancora questo, diciamo, questo tabù per certi aspetti. Sì, è un tabù che diventa ancora più forte nel caso di un minore, di un bambino, no? Perché lì veramente c'è una protezione a 360 gradi fatta dai familiari, ma anche dai sanitari, purtroppo, lasciando sempre isolato questa creatura che si domanda cosa mi sta succedendo e purtroppo non trova. Ci sono tante leggi che ti orientano a rispettare, ci sono dei codici etici, ci sono dei comportamenti morali che ti obbligherebbero ad accogliere questa dimensione in un certo modo, però gli stessi medici non riescono talvolta a dare questa comunicazione, nel senso che, esempio più banale, quante volte ci arrivano pazienti in hospice con l'invio del medico di un'altra realtà che va a dire: vada in hospice perché tanto farà un po' di riabilitazione, poi magari fra 6 mesi, quando sta meglio, ci sentiamo. E quindi noi operatori, in particolare il dottor Barotto e la collega, la dottoressa Leita, ci troviamo in un tempo veramente limite a dover ribaltare un'affermazione, perché onestamente, se il paziente lo chiede, noi abbiamo il dovere di dirlo. E quindi, signora Ilbe, in questo caso il lavoro del volontario come si esplicita? Come, cioè, mi sono avvicinata a quel mondo? Ho perso il compagno della mia vita dopo oltre 60 anni di matrimonio, e allora ho visto come funziona l'organizzazione e ho avuto tanto conforto, tanto aiuto, prima di tutto psicologico, che mi è venuto spontaneo pensare: dopo, quando Aldo non ci sarà più, vorrei poter fare qualcosa. Perché è importante dare una mano, e tutti possiamo dare una mano. Io vedo tante persone che si disinteressano. Oh, non parliamo di queste cose tristi, lassù vai. Ma per carità, è un altro mondo. Ho fatto vedere foto di qualche amica che non c'è più. Metti via quella foto, mettila via, per carità. Abbiamo un problema solo un attimo con il microfono, però si è sentito, no? Ecco, si è sentito, abbiamo solo dovuto riposizionare il microfono. Però, ecco, voglio dire, il suo lavoro di volontario. Il mio lavoro consiste nel dare una mano, una piccola mano, a dire la verità. Quando si organizzano, per esempio, delle serate di beneficenza, raccogliere materiale, invitare amici. Perché è tutto a beneficio, anche una parte a beneficio per l'organizzazione. E poi mi è capitato di trovarmi nel salottino con parenti di defunti. Guardare i parenti negli occhi e vedere quella enorme tristezza, che dopo magari ti chiedono: ma tu
Cosa hai fatto? Come hai superato tutto? Va bene? Allora, ho abbracciato, ho detto una parola, ho ascoltato in silenzio. E questo penso che sia stato già un piccolo contributo. Bisogna saper ascoltare e far sentire la propria vicinanza. Allora, quando parliamo, Presidente, di queste, di questi problemi, no? È logico anche che ogni persona reagisce secondo quella che può essere la, il suo carattere, le sue inclinazioni, eccetera, no? Io posso fare il caso che riguarda mio padre. Mio papà non ha avuto questo tipo di problemi, però insomma, mio papà ha avuto una malattia debilitante, una forma di demenza senile che lo ha portato poi a spegnersi. E io ricordo che credo sia un passaggio abbastanza comune, c'è un momento in cui dici, vabbè, piuttosto che saperlo in quelle condizioni, meglio che non ci sia più. Nel momento in cui mi hanno comunicato quello che era successo, tra di me ho detto, accidenti, avrei voluto averlo ancora, magari in quelle condizioni. Cioè c'è, nel caso mio, penso sia anche abbastanza comune, questo curioso ribaltamento, no? Nel senso, dire sì, preferisco di no, però nel momento in cui questo succede, non so, per dire qualche cosa in più probabilmente a chi è in grado ancora di capire, eccetera, o forse anche per prolungare determinate cose, non lo so, e penso che sia abbastanza comune, no? Allora, il familiare tendenzialmente trovarsi di fronte a un certo tipo di sofferenza che non porta a niente, perché sappiamo che di lì a qualche giorno la persona finisce di vivere, dicono spesse volte, speriamo che finisca presto, perché non è dignità quella vita, non è dignitosa per nessuno. E, ovvio che il dolore poi viene vissuto a secondo proprio delle caratteristiche, dalla relazione, dalla vicinanza, dall'affetto, ci sono tantissime variabili. È il dolore che richiede comunque un tempo per essere elaborato, accettato e per ritornare fortunatamente comunque ad una quotidianità fatta di piccole cose. Ed è proprio l'offrire per esempio ad alcune di quelle persone l'opportunità di trasformare questo dolore in un dono verso gli ammalati che rimangono, quindi diventare loro stessi volontari, diciamo che è una piccola microterapia. Ovvio che non lo diventano immediatamente, che hanno bisogno di decantare quella sofferenza, che hanno bisogno di un minimo di formazione, eccetera. Però appunto, come diceva Erika, lo stare accanto a queste persone, ascoltare anche i loro silenzi, condividere le loro paure, è un grosso regalo che possiamo fare a queste persone, che lo fanno gli operatori perché è il loro lavoro e noi non siamo, i volontari non sono H24 come lo è il personale, per cui se una crisi viene espressa durante la notte c'è l'infermiere, certo, che sa sicuramente come accogliere quel dolore, quella disperazione. L'ospice è su alla Pineta del Carso. Sì. No? E domanda che in questi mesi è per certi aspetti obbligatoria, durante il periodo più duro della pandemia come sono andate avanti le cose? Siamo andati avanti a singhiozzo, ma abbiamo cercato di resistere e io appunto qui devo ringraziare sempre la clinica Salus che non ha chiuso completamente l'hospice, come in effetti è accaduto in altre città d'Italia, hospice convertiti in reparti Covid. L'hospice ha potuto lavorare in regime ridotto, meno posti letto, però comunque sempre possibilità di accogliere gli ammalati che ovviamente non potevano avere i loro familiari accanto, e questo è stato molto pesante. Il permesso veniva dato a poche ore prima del decesso per l'ultimo saluto. Prima usavamo gli strumenti che avevamo a disposizione con i collegamenti via computer. Io riuscivo a fare un collegamento attraverso un mio sito e quindi si salutavano e si parlavano. E ricordo sempre di una malata dolcissima alla quale
voleva accarezzare in qualche modo il video dove c'era la figura e il volto della propria figlia, no? E voleva toccare continuamente questo computer, questo schermo, dopo che aveva messo le mani nella minestra, e quindi un po' lo imbrattava, però il segno di affetto che cercava di trasmetterle era talmente importante che un computer si pulisce. Sì, il computer si pulisce, effettivamente. Sì. E senta invece, signora Eka, invece il vostro lavoro di volontariato durante il coronavirus, perché immagino che non abbiate potuto esercitarlo. No, ci siamo tenuti informati telefonicamente, però ne abbiamo risentito molto, ecco, questo devo dire. Perché più che si stava insieme, questa squadra cresceva, ci si voleva molto bene, anche si parlava di tante cose, eravamo come una famiglia. Uh-huh. E quando ci si vede di rado, ci si parla, sì, quello che si può, cambia qualcosa. Sì. E ci vuole di nuovo del tempo per arrivare come era prima. È difficile, almeno io l'ho sentita così. E questo è abbastanza comune anche perché... E vale per tutte le cose, credo. E adesso appunto come adesso che insomma diciamo c'è, facendo tutti gli scongiuri possibili, c'è una maggiore tranquillità, avete dovuto in ogni caso ricalibrare il vostro lavoro? Allora, adesso praticamente col Green Pass i volontari hanno ripreso l'attività con il permesso della direzione sanitaria, ancora in punta di piedi, però piano piano stanno riprendendo. Io ho perso delle unità operative proprio per questo distanziamento, la perdita dei legami o altre vicissitudini, per cui dobbiamo un pochino riformulare tutta la squadra di volontariato. Abbiamo un certo numero di persone che io le definisco le mie volontarie senior che ci seguono e vanno avanti in maniera determinata, però insomma sarebbe veramente il caso di introdurre nuove unità, nuove forze, nuove energie. Ecco, no? Che è un po' il problema, no? Anche del volontariato in genere. Già prima magari era più un problema di vertici, perché io sentivo molti che mi raccontavano che ormai, non so, i presidenti delle associazioni di volontariato devono trasformarsi quasi in burocrati, alcune associazioni, sì. Logicamente. Quindi è un problema anche questo generale. Tra l'altro, che cosa lei mi ha portato anche dei libri? Sì. Che questi sono più che questo lo questo conosce. Abbiamo parlato anche con, credo, il papà di Francesca del ragazzo. Questi invece sono, adesso li faccio un attimo vedere. Sono più per bambini, insomma. Per genitori di bambini con patologie varie, nel senso che all'interno dell'associazione si è venuto a creare il centro di formazione cure palliative pediatriche. All'interno delle differenti attività che svolge il centro di formazione abbiamo anche prodotto questi testi, nati in collaborazione con il Sant'Orso, la pediatria oncologica di Bologna, con una collega psicologa, e abbiamo sviluppato nei vari titoli i temi propri che interessano appunto chi vive una patologia di questo tipo. Il primo, Raccontami la luna, va a spiegare ai genitori come parlare di morte ai fratelli e come accogliere le paure della morte del proprio bambino. Poi abbiamo prodotto Come fiore, come vento, non mi ricordo neanche il sottotitolo. Piccolo elogio della speranza. Ecco, era nato per i nonni, delle figure un po' messe a margine, dove svolgono semplicemente dei compiti molto pratici, ma non riescono a entrare nelle dinamiche della famiglia, dove mamma e papà è preso completamente dall'assistere il bambino. Il terzo è Amicizia, che è nato per finire, rompere quell'isolamento che in qualche modo un adolescente vive con la malattia, e quindi mandare dei messaggi ai compagni di scuola che non si dimentichino di sentire parlare con chi per un periodo di tempo deve vivere in isolamento dettato dalla malattia al di là del Covid. Quindi voi dovete per forza di cose occuparvi anche di, chiamiamole anche di relazioni sociali, nel senso, perché appunto quando queste cose succedono
travolgono non soltanto l'aspetto, diciamo così, della salute della persona, ma appunto i rapporti familiari, certo, i rapporti anche quando si tratta poi soprattutto di bambini, con i compagni di classe, con gli amici, certo, eccetera. Infatti il libro Amicizia, se non arrivava il Covid, esisteva già un progetto di andare a parlare nelle scuole di Aurisina, presentarlo e spiegarlo ai bambini delle elementari, praticamente l'importanza del valore della solidarietà. Il libro Amicizia tra l'altro è supportato da un video che ha fatto il Collegio del Mondo Unito. Il Collegio del Mondo Unito opera all'interno della struttura e se vede dentro il libro c'è la testimonianza di una ragazza che è stato poi trasformato in una canzone. È un altro modo di parlare di solidarietà, canzone che poi grazie al contributo del maestro Sacher è stata portata, musicata lui, è stata divulgata in tutti i collegi del mondo, quindi in effetti i giovani l'hanno interpretata e cantata in Italia e in inglese ed è diventato veramente uno spunto di grande solidarietà e di vicinanza. Signora Erika, come ci si rapporta alle diverse persone con cui un volontario deve trattare? Immagino poi che ci sarà anche una formazione che vi spiegherà, seppure per brevi linee, poi dopo immagino che sia tutto anche molto nell'immediatezza. Sì, certamente. Un po' bisogna essere già un po' portati a fare certe cose. E poi mi ha aiutato molto anche assistere ai seminari che ho potuto seguire sia al Burlo e sia su in ospedale. Ho imparato tante cose, veramente. Ma oltre ad aver imparato, lei ha insegnato, perché proprio tramite l'esperienza riusciva a far toccare con mano e con immediatezza quanto i discenti dovevano apprendere. Eccolo. Addirittura abbiamo recitato durante le lezioni. Allora mi hanno detto, adesso lei è la malata, come si comporta nel reparto? Vero? Questo è molto inglese come approccio, nel senso per quanto, è una forma di... Ho dovuto fare l'infermiera e cosa ancora? Insomma, tutte le parti. Sì, è stata brava. Ho anche un po' brontolato, no? Ho cercato di essere veritiera. E tra l'altro, allora, come si diventa poi volontari dal punto di vista, diciamo, più pratico. Allora, prima c'è una selezione in cui le persone che aderiscono a dei progetti formativi o dei momenti in cui noi cerchiamo questi volontari, c'è una selezione, poi parte un corso che questa volta è stato strutturato secondo le indicazioni dei core curriculum dei volontari in cure palliative, che è una novità questa, elaborata dalla Federazione Italiana di Cure Palliative, per cui assieme a tutti i core curriculum delle diverse professioni, adesso abbiamo anche il core curriculum del volontario. E prevede tutta una serie di impegni, di apprendimenti, quindi il corso che adesso cerchiamo di fare, che partirà il 15 ottobre, si è un po' preso atto, ha preso spunto da queste indicazioni e le lezioni sono strutturate proprio in questo modo. Però ci si rivolge alla, voglio dire, proprio la prima cosa da fare è contattarvi. Contattare, basta telefonare al reparto hospice e dopo loro eventualmente passano ai volontari o a me la telefonata e io richiamo le persone interessate. Okay, io dico che è una esperienza unica essere volontario in cure palliative, come raccontava Erika, perché è un ambiente in cui dove tocchi la vita, tocchi l'amore, tocchi quello che è più vivo e che c'è dentro di te. Io dico sempre, nell'hospice accadono delle magie particolari e quando si è lì dentro ci sono delle sensibilità molto forti che possono vibrare in una sintonia reciproca molto particolare. Dopo quanto tempo, diciamo così, si viene inseriti, mettiamo, nella struttura e si diventa operativi, anche se il termine magari è un po' brusco? Nel mio caso? Sì. Allora, mio marito stava per lasciare questo mondo e nelle ultime settimane di vita la dottoressa mi è stata molto vicina, mi ha aiutato molto
E così ho capito molto di come si vive, come si trattano le persone ammalate e i parenti anche, i familiari. E dopo sono venuta a trovarla perché lei ha voluto sentirmi una volta alla settimana per un periodo. E dopo un po' alla volta non potevo fare a meno di lei, la dovevo vedere e far qualcosa per lei e per gli altri, perché ho visto tanta sofferenza e tanta bontà. E quando ci siamo incontrate in quella saletta, oh buonasera, buongiorno, ci siamo scambiati nomi, indirizzi, eccetera. Eravamo diventati tutti come una grande famiglia e tutti quanti pieni di buona volontà. Innanzitutto bisogna sapere andare incontro, sviluppare una certa empatia e immaginarsi che cosa avviene nella persona sofferente di fronte, mettersi al suo posto, e attraverso la personale sofferenza ci si trova, posso dire, quasi pronta o pronti a fare, è una missione, a fare questa cosa. Posso è un domanda, gesto d'amore. Posso fare una domanda un po' brusca, se crede, ma insomma, immagino che poi però qualcuno anche non ce la faccia. Certo. Allora, poi, dopo il corso, dove c'è già una scrematura per i temi che trattiamo, sì, uno dice ok, non fa per me, oppure anche dice no, Pineta è troppo lontano, non ce la faccio venire con una certa frequenza. Poi i volontari vengono inseriti in un tirocinio pratico con quelli che io chiamo i volontari senior, quindi per un paio di settimane girano sempre in coppia. Ci sono sì degli abbandoni, ma posso dire molto pochi. Okay. Ma veramente molto pochi, avvengono più nella fase iniziale del corso. Iniziale, insomma, diciamo, sì, ho capito. Sì. Quanti ne siete? Adesso, oddio, sa che non so, perché ho volontari che fanno vari compiti, saremo sui 14-20 complessivamente, okay, però in corsia forse saremo 10-12. Quanti ne vorreste di più? Noi si vorrebbe poter garantire mattina e pomeriggio almeno 6 giorni alla settimana, quindi, ho capito, quindi un sì, certo numero. Poi adesso abbiamo intenzione di avviare anche quello che io sto chiamando il telefono insieme, cioè una disponibilità telefonica per accogliere varie domande, cosa faccio se, aggiungere una disponibilità psicologica e forse anche una disponibilità medica, ma soprattutto dare delle informazioni come arrivare in struttura, perché ancora oggi i medici di medicina generale non sanno come arrivare in hospice, tant'è che adesso abbiamo degli accordi con l'ordine dei medici e cercheremo di fare dei corsi anche per i medici. Allora, mi diceva, poi ci salutiamo, voi c'è anche un ciclo di convegni eccetera che partirà verso ottobre? Allora sì, come ho detto, il centro di formazione sviluppa anche la formazione con una serie di convegni. Quest'anno ci siamo allargati con convegni regionali e nazionali. Il primo nazionale lo facciamo a Bologna, dove si va a parlare proprio del ruolo dello psicologo nelle cure palliative, e poi ne faremo uno fine tra novembre e dicembre con Asugi Monfalcone, sempre a parlare della rete delle cure palliative locale, per sollecitare una sinergia collaborativa con tutte le figure professionali coinvolte. Allora, quando magari dopo questo convegno vi rifate vive, così continuiamo a parlarne e ci racconterete anche un po' quello che è uscito dal convegno. Allora, io ringrazio Roberta Vecchi, che è la presidente dell'associazione Amici Hospice Pineta ODV, e Erika Ilbe, che è una volontaria. Sapete dunque che se volete dare una mano, eccetera, il primo, basta chiamare su alla Pineta del Carso e poi venite reindirizzati, e poi anche trovate anche qualche informazione in rete, perché là poi insomma si trova sempre tutto. Su, sì, abbiamo Facebook. Allora ci vediamo verso la fine dell'anno, dai. Perfetto. Verso grazie, dicembre. Grazie. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie mi raccomando. Mille. Okay. E dopo la pubblicità cambiamo argomento, parliamo di teatro. Trieste.
Seconda parte di Trieste in diretta, stiamo aspettando, sono già entrati nel nostro comprensorio i prossimi due ospiti che sono Francesco Godina e Fabio Vagnarelli, autori e uno di essi anche protagonista di questo spettacolo che andrà in scena al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in Sala Bartoli sabato 11 settembre alle ore 14:46. Non è un orario così particolare e strano, perché lo spettacolo è appunto una sorta di racconto di quello che è successo l'11 settembre del 2001. Logicamente già il titolo Tu dov'eri vi fa capire che si tratta poi di rivisitazioni anche abbastanza personali di quello che è accaduto in quel giorno, un giorno che, insomma, diciamo la verità, ha cambiato un pochettino le vite nostre e di tantissima gente, ha cambiato anche le abitudini, ha creato anche, se vogliamo, una sorta di spartiacque fra quello che c'era prima e quello che c'è stato dopo. È abbastanza curioso anche rendersi conto di come in realtà poi, diciamo, quello che è accaduto dopo l'11 settembre, cioè quella sorta di credito, di affetto, di simpatia, di partecipazione che soprattutto gli Stati Uniti avevano in qualche modo ricevuto da parte di tantissime persone, poi si è andato un pochettino scemando. Ma in questo caso si tratta di discorsi che hanno a che fare con la politica più che non, diciamo così, con quello che effettivamente è accaduto in quella giornata, che ripeto è sicuramente una giornata spartiacque, ma insomma ne parleremo con i nostri ospiti, che spero davvero siano in arrivo nei nostri studi abbastanza presto. Mi sembra che ci sia un certo trambusto, per cui posso supporre che siano davvero con noi. Allora, intanto vi dico che appunto il regista di Tu dov'eri è Marco Casazza, che è un altro nostro amico, molto spesso abbiamo visto ospite, e poi un ruolo non indifferente nella produzione lo gioca anche il video design, che è affidato a Dan Baruca. Intanto uno degli ospiti è già arrivato, sono arrivati tutti e due, quindi io posso tirare anche un sospiro di sollievo. Viene da chiedervi dove eravate fino adesso, visto che l'appuntamento... Qua fuori a guardarti parlare di noi pensando ora si chiamerà. Ah, ho capito, è colpa mia in pratica. Okay. Allora, intanto grazie per essere venuti a trovarci. Allora, parliamo intanto con l'autore. Chi è? Siete tutti e due autori? Insieme, abbiamo scritto insieme. Perché davo per scontato che fosse solo Fabio Vagnarelli. Hai dato per scontato male. No, in realtà l'idea nasce da uno stimolo di Francesco Godina. Due anni fa, lo ricordavamo proprio salendo qui a Tele4, due anni fa ci siamo confrontati, mi hai parlato di questa idea di parlare dell'11 settembre e ho detto perché no, proviamo a buttare giù qualche suggestione. In fin dei conti noi siamo, possiamo dirlo, quasi quarantenni, diciamo il momento dell'11 settembre è stato un momento abbastanza spartiacque per la nostra generazione. Credo per tutti. Poi. Per tutti, ma noi in qualche modo ci siamo trovati, ed è anche il perché magari ci siamo appassionati a questo momento storico. Avevamo appena finito le scuole superiori e stavamo iniziando i percorsi universitari o di specializzazione, eccetera. E in quel momento il mondo effettivamente è cambiato, eravamo abbastanza adulti per ricordarci il mondo di prima, ma ancora un po' inesperti del mondo, e quindi diciamo la gran parte della nostra poi giovinezza più attiva si è svolta nel nuovo mondo post 11 settembre. Quindi è sicuramente un momento importante, e questo Tu dov'eri lo sottolinea, perché diciamo tutto nasce appunto da questa domanda. Ognuno di noi ha un ricordo personale di quell'istante, perché è stata la prima tragedia trasmessa in diretta televisiva in maniera così anche eclatante, no? Magari in alcune generazioni precedenti alla nostra, riguardo all'Italia soprattutto, un momento simile potrebbe essere stato il rapimento Moro. Tanti ci hanno detto che il rapimento Moro è stato un momento importante, oppure un momento positivo lo sbarco sulla Luna, per esempio, del 69. Però sì.
quello dell'11 settembre è stato talmente clamoroso, talmente visto proprio live mentre stava accadendo, non capendo bene all'inizio cosa stava succedendo, poi il secondo aereo, sembrava veramente un film. C'è una battuta in un film di Sidney Pollack che si chiama Diritto di cronaca, dove uno dei personaggi dice: io mi ricordo perfettamente quello che facevo il giorno in cui hanno, cosa facevo quando hanno assassinato Kennedy. Quindi credo che appunto per gli americani questo, questo eccetera. Però come avete allora, Francesco, elaborato lo spettacolo? E anche mi incuriosisce un po' effettivamente il titolo, che forse è anche una chiave per leggerlo. Ma allora, in effetti, anche facendo adesso un po' mente locale su tutto quello che è stato il percorso, io 6 anni fa più o meno ho cominciato a, non mi ricordo esattamente come è nata, confrontandomi penso con colleghi, con amici, a dire: caspita, ogni volta che si dice comunque quella data, che si parla di quella data, prima o poi uno comincia, sai cosa stavo facendo io? Sì, è automatico. E quindi la mia prima idea era: se raccogliamo tutte queste, tutti i vari tu doveri delle persone, più altro che spettacolo, possiamo fare un colossal. Da lì un po' si è fermato il pensiero. Ho pensato: qualcosa bisogna fare con questo tema, perché è materia di tutti. Non volevo assolutamente cadere nella retorica, non volevo assolutamente cadere nel giornalismo, non volevo assolutamente cadere nel documentarismo. Non cadereci mai nel giornalismo. No, questo rischio di starci. Ma più che altro perché non è il nostro mestiere, non è il mio mestiere, e quindi è bene anche che ognuno faccia il proprio. Secondo me questo anche l'abbiamo imparato. Sì. E quindi trovare una modalità. È successo che con un altro collega, con Giuseppe Nicodemo, abbiamo scritto, ci siamo trovati un'estate e ho detto: bah, scriviamo qualcosa sull'11 settembre. Ed è venuta fuori una cosa che, boh, questa è secondo noi una perfetta serie TV. Quindi se Netflix ascolta Tele4, abbiamo un prodotto. Abbiamo anche una serie anche TV. Una serie TV. Però è venuta fuori una cosa, sì, ma non c'entrava, non era teatrale, non era una cosa che poteva rispecchiare poi l'idea fondamentale. E poi con Fabio 2 anni fa, con Marco Casazza 1 anno fa, che ha accettato di fare la regia, con Dan Baruzza, che si è immaginato questo spettacolo dal punto di vista visuale, non solo dei video, ma anche di quello che naturalmente il video racconta, non è semplicemente una scenografia. E abbiamo trovato la forma di quello che volevamo dire, che non sapevamo neanche noi, pensando anche a come siamo partiti, è totalmente un'altra cosa. Ma questo è un racconto? È per per l'11 settembre sta sullo sfondo di una storia. Personale, sì. Di una storia, sì. Che abbiamo in qualche modo inventato, una storia verosimile, non è un fatto storico, una storia verosimile che si muove nel contesto dei fatti dell'11 settembre, ma diciamo i temi che cerchiamo di buttare sul tavolo sono tanti, c'è il rapporto con la memoria e quindi il rapporto del perché qualcosa diventa per noi importantissimo e viene selezionato dai nostri ricordi, arrivando sempre in primo piano, ed è il tema appunto del tu doveri. Noi abbiamo tantissimi ricordi, ma non è che li cataloghiamo in ordine cronologico, e non abbiamo neanche un archivio con una password in cui possiamo richiamare a nostro piacimento i ricordi. Semplicemente alcuni rimangono più in primo piano, altri si dissolvono oppure rimangono più in secondo piano. E poi c'è anche, abbiamo cercato in qualche modo di fare anche un po' dell'ironia su questo tema, perché è talmente enorme che lo puoi affrontare da tantissimi punti di vista, e come immaginerete abbiamo cercato di fare ironia su quelli che sono i complotti, le chiacchiere, le dicerie, tutti i temi che comunque in questo mondo nostro contemporaneo anch'essi sono tornati di primo piano, no? L'idea della fake news, della bufala, dell'avere un parere su qualsiasi cosa. Quello che questo spettacolo non è, ecco, non è un punto di vista né politico né di narrazione giornalistica, non rivivremo il minuto per minuto della giornata, ecco. Difatti, l'ho detto anche io prima, è soltanto una mia, come si dice, inferenza,
È curioso però, ma ripeto, qui siamo nella politica, nell'analisi, insomma, però è curioso notare che a partire dall'11 settembre, a partire da quello che è successo dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti sono entrati in una crisi di identità che uno non immaginava subito dopo l'11 settembre, cioè è una crisi sociale, è una crisi culturale, è una crisi culturale che investe di tutto e di più, nata probabilmente da come è stato gestito il dopo 11 settembre, ma questo anche, ripeto è una mia ma anche come opinione. È successa la cosa, cioè noi abbiamo ragionato su questo, in effetti quello che diceva Fabio è vero, è la prima tragedia avvenuta in diretta in maniera su questo, contemporanea. Su questo ho una generazionalmente, anche lo spiego ai miei colleghi perché insomma, vabbè. Ce n'è una prima che viene glissata molto, molto spesso ed è invece la tragedia delle Olimpiadi di Monaco. Ah, certo. Là non si capisce perché non viene mai elencata in queste. Però, ripeto, può essere anche una cosa mia personale. Io vedo quella come l'inizio della fine dell'innocenza. Certo, però certo. Ripeto, poi dopo appunto ognuno. Vabbè, forse anche il discorso che facevi tu sul fatto del lì si parla dell'America, forse è no? Vero, è vero. L'America in qualche modo è comunque sempre stato un po' il centro, no? E quindi che succede lì a New York. Non solo in America, perché diciamo la verità con tutto rispetto, se fosse capitato a Pittsburgh era diverso, forse certo, era diverso. New York è considerata sempre quasi una capitale globale, più sì, che una città degli Stati Uniti, no? Quindi voi per come sei formata, avete vissuto culturale, per la tipologia di attività che ci sono, cioè per i riferimenti cinematografici, perché comunque è una città che anche la prima volta che ti trovi a riconoscere dice, tutto. Guarda, perché... sì, a me è capitato, ma è qua. L'ho già vista, sì. Ma infatti una delle cose che ad esempio succede, che abbiamo raccolto nelle varie testimonianze, ne abbiamo raccolte una marea, l'80% dice sembrava un film. Quello che stavamo vedendo sembrava un film e quindi non c'era neanche uno shock così particolare, perché dicevi ma sta succedendo adesso... Sì. Stanno mandando qualcosa. Questo può essere anche l'effetto Capricorn One. Esatto, sì, no? Esatto. Quindi questa cosa ci abbiamo anche giocato su questa cosa qua. Allora, come vi la cosa, io ho mandato un WhatsApp a Fabio 2 giorni fa e dicevo, no, ma perché poi anche noi siamo sciocchi, nel senso che, però insomma, ti si fa piuttosto scanzonato, allegro, divertito, uno dice, accidenti, però hai anche un cervello. No, non è così. Hai anche una vena più riflessiva, insomma. Ma sì, penso di sì in realtà, per quanto, nel senso, lo spettacolo, ripeto, non dà lezioni a nessuno, è una storia, quindi le storie si possono raccontare in tanti modi diversi, abbiamo cercato di trovare un nostro modo che mettesse insieme, non dico la nostra visione dei fatti, ma la nostra sensibilità legata a questo evento. Io ho, diciamo, altre vite collaterali, tra cui una passione per l'attualità, per la storia anche, e quindi abbiamo lavorato tanto a lungo, abbiamo lavorato 2 anni, abbiamo fatto una ricerca su fonti, vedendo materiali, raccogliendo impressioni, e nel frattempo anche il mondo, tra quando abbiamo iniziato, il mondo che conosciamo, e adesso, è cambiato tante volte, nel senso che noi ci siamo ritrovati anche in una fase abbastanza cruciale della scrittura durante il primo lockdown, in cui ci chiedevamo urca, e adesso questa cosa dell'11 settembre con questo nuovo spartiacque, qual è la relazione? Perché improvvisamente tutti cominciavano a dire è la più grande tragedia dell'umanità dopo l'11 settembre. Sì. Quindi, poi adesso con sta storia ora dell'Afghanistan si sembra averlo fatto apposta, in realtà non è così. In realtà è anche dopo, insomma, ovviamente la tragedia dell'Afghanistan ha riportato a galla anche tutta una serie di
inchieste, ragionamenti sull'anniversario che probabilmente non ci sarebbero stati così eclatanti. Adesso venivamo per dire, non per citare una testata, però la Repubblica sta facendo proprio il tu doveri di tanti personaggi, alcuni dei quali anche... Insomma, non è che ci importasse così tanto sapere dove fosse. Non lo voglio dire. Mi ha fatto ridere vedere Ezio Greggio tra gli intervistati. Però vabbè, effettivamente se ognuno ha un tuo doveri sarà stato da qualche parte anche lui. No, e in realtà il nostro protagonista principale, che è Jack, la storia principale di questo ragazzo che si chiama Jack, che compie 20 anni il giorno dell'11 settembre 2001 e quindi compirà 40 anni nel 2021, si trova a ragionare anche sul fastidio provocato dalla retorica dell'anniversario, perché sì, in qualche modo noi ci dimentichiamo che quella è una tragedia collettiva dell'umanità, uno spartiacque, prima si viaggiava in un modo, poi si viaggiava in un altro, prima il nostro rapporto con l'Islam era di un certo tipo, poi è diventato un altro, salire su un aereo e vedere una persona col turbante prima era una cosa, poi è diventato qualcos'altro, quindi è vero tutto questo, è anche vero che quelle quasi 3.000 persone che sono morte, avevano delle identità, delle famiglie, delle storie personali e quindi quella retorica che inevitabilmente un meccanismo così, così complesso e così grande mette in moto, però a volte dovremmo ricordarci che ha dietro delle storie, profonde. Certo. Ecco. Tra l'altro dobbiamo ricordare che la prima va in Sala Bartoli alle 14.46 che è l'ora del primo attacco, del primo, dell'aereo, del primo aereo sulla prima Torre Nord. L'ora italiana, l'ora diciamo, italiana. Della primo schianto. Io ero imbottigliato nel traffico, ecco, tanto per dire, ero imbottigliato nel traffico. Quindi l'hai sentito dalla radio? Della macchina? No, quando sono tornato a casa mamma mi fa, vieni a vedere cosa sei nato. Io pensavo, boh, sarà rotto un bicchiere. E invece, conoscendo, invece no. Però poi dopo ci sono anche altre repliche. Sì, alle 21 di sabato, che però è sold out. È sold out. Quindi venite alle 14.46, che è tra l'altro anche un momento abbastanza significativo, no? È proprio 20 anni esatti da quel momento, quindi ci piaceva insieme al Teatro Rossetti fare questa orario inconsueto. Anche, voglio dire, è anche... So per dire anche bello, ma in realtà è giusto farlo, significativo diciamo farlo in quella... E poi domenica pomeriggio alle 17. Quindi fate apposta per incasinare la gente con gli orari. Sappiamo che anche l'ultimo weekend d'estate, probabilmente perché cambia il tempo, dicono la prossima settimana. Però allora, chi... Però... basta. Però chi va a Barcola sabato viene domenica, chi va a Barcola domenica viene sabato. Questo è un modo di fare, tipo Mike Buongiorno, no? Nel senso così che spiegare bene, tutto, ma prevede anche tutte le possibilità. E poi è anche vero che, visto che Fabio ha citato il Teatro Rossetti, che noi ringraziamo. Perché ci dà la possibilità, tramite Paolo Valerio, che è il nuovo direttore artistico, di debuttare questo spettacolo. Grazie a Stefano Curti, a Roberto Torcello, tutto lo staff che sono meravigliosi, stanno aiutando in una maniera enorme. Abbiamo pensato di... come mi ricordo più cosa volevo dire? Ah bene, importantissimo. Bene. Abbiamo pensato a qualcosa di stupido. Probabilmente. Vabbè, volevo dire qualcosa di interessante. Lo filmate? No. Lo filmeremo. Ah, ecco. Certo. Pensavo quello che stesse. No. Chissà, l'ho dimenticato. Non mi ricordo più. Proprio dimenticato. Totalmente. Ha provato tutto il giorno. Io non facevo niente, stavo in platea, ma lui ha provato tutto. Quindi forse alle 14.46 ci vedrete sabato e domenica lo spettacolo. Allora, forse no. Che estate. Questa poi. Che estate è stata? Per tu con gli Oblivion, insomma, poi seguivo anche. Ecco. Tu, Francesco, quest'estate hai... Io ho lavorato, ecco cosa volevo dire, poi ti rispondo, che è anche vero che riaprono i teatri, ripartiamo anche la stagione, quindi per questo volevo dire grazie a Rossetti, che comunque sarà il primo spettacolo che ricomincia ad aprire la sala dopo maggio, ma diciamo questa prima stagione che riparte insomma, volevamo ringraziare di stagione. Esatto. Quest'estate per me è stata calda e lunga in Calabria, ho avuto la possibilità di fare un lavoro con tramite un'associazione che è diventata anche entrata nel ministero, quindi ha avuto i contributi dal ministero, quindi una sua anche celebrazione. No, è una cosa importante per questa associazione calabrese di Reggio Calabria, di Teresa Timpano, una mia cara amica e collega. Abbiamo fatto uno spettacolo con la regia di Elisabetta Pozzi
al teatro. Bellissima donna. Anche bellissima donna, un'attrice meravigliosa. Ha i suoi anni, ma è una bellissima donna. Ma poi è meravigliosa come lei, con suo marito Daniele D'Angelo. Eravamo in scena 18 persone. Quindi che, una boccata d'aria cola, per una che... piccola associazione calabrese, teatrale, professionista, è stata una cosa enorme. Insieme a, c'era Francesca Ciocchetti, premio UBU per la Lehman Trilogy di Luca Ronconi, che ha fatto la collaborazione alla regia, Silvia Salvatori, Barbara Esposito, insomma un sacco, Francesco Migliaccio, che è attore dello Stabile del Friuli Venezia Giulia, che essendo calabrese, vicino Locri, di Gerace, è venuto a fare il protagonista dello spettacolo. Ne eravamo tanti ed è stato molto bello, quindi è stata un'estate interessante. Tu hai portato i ceri? No, non si può, purtroppo hai toccato un tasto dolentissimo, no, purtroppo no, speriamo, anzi siamo certi che nel 2022 riusciremo a... Perché Fabio è di Gubbio, esatto. E c'è questa corsa dei ceri... È una tradizione quasi millenaria, insomma, che purtroppo si è dovuta fermare causa pandemia e si era fermata solo durante le guerre mondiali. Non si ha memoria di altri stop durante la storia dal 1160, quindi insomma è una ferita, ma ne parleremo un'altra volta. No, invece da Eugubino, poi Don Matteo. È a Spoleto. Aia. Un'altra ormai ferita, da due o tre stagioni. Ma no, perché mi interessava capire chi è il protagonista, sempre lui, cambia? Ho letto che a un certo punto arriva Raul Bova. Raul Bova. Ah, ecco, ma non sei più informato, insomma, non no, hai no, perché, mai notizie perché fresche. Perché hanno fatto il grande errore di cambiare location e quindi da Gubbio si è trasferiti a Spoleto. Che è bellissima Spoleto. È bellissima, ma, non è che Gubbio fosse brutta, però vabbè, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ovviamente. Spostassero la Porta Rossa a Gorizia, si fa. Comunque, che estate è stata? È stata un'estate estiva, ecco. E abbiamo ricominciato con gli Oblivion, finalmente, tra l'altro in regione, perché abbiamo ridebuttato a Monfalcone, poi abbiamo girato un po' di Friuli e siamo pronti per la nuova stagione che si preannuncia quasi normale, quindi siamo abbastanza contenti, nonostante noi non siamo, diciamo, propriamente canonici nel nostro modo di fare teatro, però insomma la stagione dovrebbe essere normale e teoricamente, da quanto so, i rumors dicono che torneremo presto anche a Trieste, quindi siamo felici. Ça me fa plaisir, come dicono Oltralpe. Ecco, volevo riflettere con voi ancora su questo, abbiamo 5 minuti, poi dopo, come diceva sempre Mike, daremo i ragguagli ulteriori per ancora. C'è voglia di teatro dal vivo, questo è palese, molto probabilmente perché tutti gli esperimenti, diciamo così, di teatro in rete, eccetera, sono stati quasi dei simulacri, dei palliativi. Hanno dei limiti oggettivi. Fondamentali. Secondo voi, anche quando si ricomincerà normalmente, insomma, diciamo, senza troppe restrizioni, eccetera, in qualche modo si farà comunque tesoro di quello che siete stati costretti a subire o a inventarvi, oppure verrà fatta tabula rasa e si ricomincerà come se nulla fosse accaduto? È una domanda molto... molto complessa, perché ovviamente ogni situazione è diversa. Ovviamente in Italia sono tante tipologie di compagnie, tante tipologie di teatri, per esempio già la differenza tra un teatro pubblico e un teatro privato giustifica dei comportamenti diversi tra compagnie finanziate con i fondi ministeriali e strettamente come impresa privata, indipendenti, sono già delle logiche diverse. Io ho un auspicio più che una previsione, spero che in qualche modo si faccia tesoro di questa esperienza, soprattutto da un punto di vista di tutele, che sia noi come categoria, io diciamo parlo
metto la casacca dell'attore in questo momento, anche se poi in questo spettacolo faccio dell'altro, però che prendiamo un po' coscienza nel volerci bene noi, nel non accettare determinate condizioni al ribasso, certo. Ma cercare di mantenere uno standard sempre alto e non qualsiasi cosa pur di salire sul palco. Questo alla lunga è sempre deleterio, lo abbiamo scoperto molto bene in pandemia, perché poi si sono trovate tante storture, tante situazioni che non erano tutelate, perché magari non c'era stato prima la volontà, la necessità di avere delle tutele, ed era quello il momento quando il sistema stava funzionando per conquistarle. Ovvio che nel momento della crisi poi ognuno si arrocca nelle proprie posizioni, e spero anche che da parte dei teatri, delle compagnie, dei produttori, dei registi non si voglia giocare al ribasso, cioè che il Covid diventi una scusa per fare cose marginali, piccoline, cioè che l'idea invece di rilanciare, credere nel fatto che il pubblico possa tornare, aiuti a lanciare il cuore un po' più oltre l'ostacolo, perché se facciamo questo il pubblico torna, se li inganniamo proponendo delle cose poi lo abbiamo perso per sempre. Allora io rapidamente Francesco, sì. Una cosa, che è un messaggio che forse anche alla fine del nostro spettacolo è il fatto che siamo collettività. Sì. Essere individuali in questo momento non serve. Quello che racconta questo spettacolo è anche questo: essere una collettività. Per quanto riguarda le compagnie piccole, questo spettacolo è prodotto da una piccola società che è Suomi, la società di Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese. Esatto. Quindi c'è un po' di oblivion in qualche modo. Chi è quest'altro che non mi dice niente? Un ragazzo, è un signore di una certa età. Un signore di una certa età che ha sposato questo progetto sulla fiducia. La fiducia totale, e probabilmente ci ripudierà alla prima, ecco. Okay. Allora grazie davvero a Fabio Vagnarelli e Francesco Godina. Ricordatevi gli appuntamenti: sabato, dopodomani, alle 14.46 in Sala Bartoli, poi si replica sempre sabato ma alle ore 21, e poi domenica 12 settembre alle ore 17. Perfetto. Ho detto tutto quanto giusto. Noi con Trieste in diretta ci vediamo domani alle ore 17.30. Grazie a tutti, buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.